L'idea di una mostra fotografica e della presentazione del libro Calabria, storia di uomini e di terre nasce da qualche anno nel pensiero di lasciare traccia del lavoro che ho fatto in tutti questi anni di fotografo e lasciare una mostra che sia permanente nel comune di Bianchi. L'idea è stata sposata subito dal sindaco Pasquale Taverna e dal vice sindaco Rino Pascuzzo, che si sono entusiasmati all'idea e l'abbiamo portata avanti. Per qualche giorno abbiamo fatto un giro per le contrade di Bianchi, tra le persone, tra chi lavora, e siamo riusciti a realizzare una mostra bianco e nero con 22 stampe 30x45. Da ciò nasce l'idea di continuare, quindi di ingrandirla di anno in anno. Stiamo facendo questo, però è solo la prima mostra che abbiamo presentato adesso, perché poi cercherò di farla anche per Soveria Mannelli, naturalmente Carlopoli, Cicala, Bianca, quindi tutto il comprensorio dove io ho lavorato per più di 35 anni. Cioè, questa è l'idea, associata a un libro fotografico edito l'anno scorso da Demetrio Guzzardi, edizioni 2000. E questo penso che col tempo di sviluppare ancora questo progetto. La sede sarà qua nel mio studio, nello studio qua presente, e da qui però vorrò sviluppare intorno a tutto il comprensorio del corazzo, direi io. Ecco. A breve vi comunico che apriremo come centro studi Calabria Fotografia Sociale. Ci sarà un museo della fotografia, come potete vedere alle mie spalle, la storia della fotografia nell'attrezzatura fotografica, un archivio, la biblioteca tematica sulla fotografia e nel tempo penso di poter fare un centro multimediale. Questo al momento tutto a Carlopoli, ma vorrei fare di qualcosa itinerante per le mostre. Ecco, questo è il mio pensiero. Vi ringrazio e vi saluto.